Allora, l'assessore Castellano è stato ringraziato ufficialmente dagli organizzatori di questa importante tavola rotonda, nella quale è stato presentato, mi pare, il secondo libro, comunque un nuovo libro di Maurizio Bolognetti sulla Basilicata. Ma veniamo, assessore, al ruolo che tu hai svolto proprio in questi giorni nel municipio. Sì, da pubblico ufficiale ho contribuito a dare le possibilità ai cittadini di firmare i 12 quesiti referendari che l'Associazione dei Radicali sta promuovendo. Penso sia stato comunque una iniziativa e una cosa che ho fatto volentieri proprio per cercare di incentivare la cittadinanza ad attivarsi su determinati temi, perché firmando queste proposte non si sta firmando per il sì, si sta dando la possibilità di chiedere poi ai cittadini italiani di esprimersi, quindi di aprire un discorso. Poi si può anche firmare adesso e poi essere magari contrari. L'importante, diciamo, che è parlarne di queste cose, e quindi questo mio impegno, insieme a tutti gli altri impegni, penso sia una cosa positiva, che reputo positiva. Assessore, tu sei un politico giovane, a questo tavolo questa sera tanti concetti moderni, insomma, che magari hanno anche delle difficoltà ad affermarsi. Quanto ti senti vicino a questo movimento politico, almeno nelle sue idealità? Allora, il movimento radicale sicuramente non è un movimento che si può definire con poche parole, perché a differenza magari degli altri partiti ha sempre avuto una conformazione di indipendenza totale. Quindi io su molti temi devo dire che mi trovo d'accordo, proprio perché essendo innovativi, nonostante siano anni e anni e anni che combattono per determinati temi, sono ancora tuttora innovativi, quindi c'è ancora evidentemente bisogno dei radicali, e poi le idee buone non hanno colore politico. Assessore, stare accanto ad una personalità come Marco Pannella, che ha fatto la storia, ha contribuito alla storia dell'Italia, ecco, come ti senti da Beh, io mi sento una formica vicino a un gigante. Pensare che ero seduto allo stesso tavolo di una persona che ha combattuto per i diritti civili, che ha fatto, non ricordo nemmeno il numero di scioperi della fame, l'ultimo anche ad una certa età, con tutto il rispetto. Sicuramente è qualcosa che anche solo lo starci vicino già ti arricchisce. Poi ascoltare comunque l'intervento che ha abbracciato tutto e che ha anche svelato dei piccoli particolari quando parlava del suo rapporto con Vendola, del suo rapporto con Berlusconi, sicuramente mi ha arricchito, e penso abbia arricchito anche la platea che è intervenuta in modo numeroso, devo dire. Certo. Assessore, per concludere, questa iniziativa si inserisce in una serie di eventi che si stanno svolgendo a Latronico. Ecco, vogliamo guardare agli eventi che ci saranno da domani in poi, magari per chi vedrà questa intervista. Allora, da domani in poi ci sarà diverse iniziative culturali da parte di un'associazione culturale, Vincenzo De Luca, che annovera quest'anno anche a diversi artisti internazionali con delle installazioni di site specific. Poi, oltre alle varie feste tradizionali che comunque caratterizzano i nostri territori grazie alle peculiarità gastronomiche che abbiamo, c'è anche la seconda edizione del Festival Comi Music, Festival del Benessere, che abbiamo avviato l'anno scorso, che unisce comicità di Risollevante quest'anno con la musica. Quest'anno abbiamo Irene Fornaciari e Cantieri Comici. Oltre a questo, poi andiamo nella seconda quindicina di agosto, diciamo il periodo clou per Latronico, che poi avvicina il paese a Sant'Egidio. C'è il Palio Rionale di Sant'Egidio, che quest'anno vede comunque una buona partecipazione, come ogni anno, di ragazzi di tutti i tipi, e anche altre manifestazioni organizzate. Per esempio, mi viene in mente, stasera c'è anche una manifestazione sui briganti. È una cosa inedita che comunque ci sta ravvivando l'estate latronichese. Per il resto posso dire solo grazie innanzitutto alle associazioni presenti sul territorio. Senza di loro il calendario estivo non sarebbe infinitesimamente più povero. E poi anche un grazie a tutti gli enti che comunque ci aiutano, anche e soprattutto dalla parte economica, perché purtroppo senza la parte economica molte cose non si potrebbero fare. Per concludere brevemente in una battuta, assessore, tu hai il polso, stando in municipio e vivendo, insomma, la società latronichese tutti i giorni, com'è la situazione a livello di presenze, di turismo? Allora, le presenze e il turismo sono grazie alle terme, che nonostante tutte le difficoltà evidentemente strutturali ed altro è buona. Abbiamo avviato il progetto La tua casa Latronico, che finalmente è andato in porto e sta procedendo, devo dire, a gonfie vele.
sono arrivate moltissime richieste di case in affitto e anche qualcuna in vendita, e so che alcuni proprietari stanno contrattando l'acquisto di case. Inoltre diversi cittadini hanno richiesto di inserire la propria abitazione. Significa che questo mercato è un mercato che va stuzzicato, e penso che anche questa iniziativa non finisce qui, comunque va continuamente alimentata, e continuerò a lavorare su questo come su tutte le altre cose. Devo dire che per quest'anno si può fare sempre meglio, però stiamo andando su una giusta direzione. Permettimi una suggestione che probabilmente ti metterà in imbarazzo, non ti farà arrabbiare sicuramente, ma ti metterà in lieve imbarazzo. Maurizio Bolognetti alla fine ha ringraziato Gianluca Mitidieri e Vincenzo Castellano. Il giornalista che ascolta, appunto, viene suggestionato da questi due nomi e guarda ad una prospettiva. Non è la prima volta che lo dici. Nel futuro della politica cittadina. Non ho idea, io spero solo che ci siano persone che abbiano veramente voglia di fare del bene per questo paese, come sto cercando di fare io adesso e come sicuramente penso che tutti stanno cercando di fare questo. Poi quello che arriverà si vedrà, io spero solo che ci sia il massimo impegno possibile. Io ce la sto mettendo tutta, per quanto mi è possibile. Comunque, non è una legislatura estemporanea. Io voglio cercare di fare il massimo possibile adesso. Se poi vedrò che ancora posso dare qualcosa, continuerò. Altrimenti tornerò alla mia vita da civile e normale cittadino.